Un caloroso saluto da Angela Saieva a tutti i connazionali residenti all'estero. Oggi mi trovo a Stoccarda in occasione di un concerto di due icone della musica classica contemporanea. A tutti voi auguro un buon ascolto. Sono in compagnia di un'icona apprezzato musicalmente in Italia e all'estero, come Bruno Battisti D'Amario, chitarrista e compositore storico. Le sue mani e la sua chitarra hanno segnato la storia musicale del cinema del film West di Sergio Leone. Praticamente ha collaborato alla realizzazione di tutte le colonne sonore di Ennio Morricone, da Un pugno di dollari a tanti altri. Vogliamo partire proprio da questi ricordi, maestro? Ma parliamo di tanti, tanti anni fa. Però devo dire che per me è stata un'esperienza straordinaria e la musica di Ennio Morricone, col quale ho condiviso tanti anni, e le immagini di Sergio Leone sono state un fatto che ancora oggi rimangono, no? nella cultura cinematografica di tutto il mondo. Ma credo una cosa posso raccontare, mi sembra che nel secondo film, Per qualche dollaro in più, c'è stata una famosa scena del triello in un camposanto, e uno dei primissimi casi, credo forse il primo, in cui Sergio Leone ha girato le scene sulla musica, cioè sono state prima registrate le musiche e poi la scena è stata fatta sulla musica, con il ritmo della musica, e questo è stata già un'innovazione importante. Essendo nato in una famiglia di musicisti, come spiega la sua passione per la chitarra? È il mistero della musica, perché mio padre era violinista, era il primo violino dell'orchestra Bidala Rai di Roma, mia mamma anche suonava il violino, io ascoltavo da piccolissimo loro due che studiavano e il violino mi piaceva. Un giorno andai a casa di mio nonno, papà di mamma, che aveva una vecchia chitarra, che prese questo strumento e così quasi per caso mi suonò un pezzettino. Fui colpito, folgorato dal suono della chitarra. Ancora oggi, se penso a quell'evento, a quella sensazione, ecco, la rivivo. È il suono della chitarra che mi ha affascinato e non mi ha più abbandonato. Poco dopo uscì il film Jeux Interdits, Giochi Proibiti, dove tutto il commento musicale era fatto da una chitarra meravigliosa, un brano stupendo, e quello contribuì, dico no, questo è il mio strumento. Lei ha studiato e ha insegnato nei suoi più storici conservatori italiani. Cosa cerca di trasmettere ogni volta ai suoi allievi, ma soprattutto quali sono gli approcci alla didattica, i suoi metodi di insegnamento della chitarra ai giovani? In realtà oggi come oggi sono andato in pensione, adesso sono in pensione, però devo dire che ho insegnato sì, soprattutto le più importanti a Napoli, a Firenze e a Roma recentemente. Sì, una esperienza importante. Insegnare dove si è stati studenti fa una certa impressione e soprattutto determina una certa responsabilità. È più facile avere studiato i giovani o i giovani avere imparato qualcosa da lei? Ma credo che le cose coincidano. Io sono convinto che non c'è un buon maestro se non c'è un buon allievo, e non c'è un buon allievo se non c'è un buon maestro. Le cose sicuramente coincidono. E ho sempre avuto una grande considerazione per i giovani e ho cercato di trasmettere il messaggio della musica più che la tecnica, naturalmente anche la tecnica, ma quello che la musica può determinare nell'animo di un giovane è qualcosa di più importante. Lei attraverso la sua chitarra ha fatto e continua a fare sognare tutto il mondo, ma c'è mai stato qualcuno che è riuscito a far sognare lei? Guardi, sarebbe molto facile, potrei dire mia moglie, le mie figlie, ma io a queste cose che sono naturali e sono vere aggiungo la musica. La musica mi ha fatto sempre sognare, mi aiuta a sognare ancora oggi e spero che mi aiuti ancora per tanto tempo. Gli anni 60, cosa, come e quanto
quanto sono stati importanti per lei? Beh, io credo che gli anni 60, 70, soprattutto in Italia, è stato un periodo particolarmente fecondo, è stato bellissimo. Oggi non rimpiango niente, nel senso che la musica fa un suo corso misterioso, continuo, aiuta i giovani e soprattutto io ho imparato una cosa, che non esistono i vari generi musicali, ma esiste solo la musica bella e la musica brutta. Forse oggi c'è un po' più di musica brutta, in un certo senso, però ha la sua funzione anche oggi, sicuramente. Un messaggio ai nostri giovani? È di voler bene alla musica. La musica aiuta molto, distrae da tante altre cose negative che vediamo oggi nelle nostre società, ma è la musica invece, bisogna volergli bene. Io sono sempre fautore di fare tanta musica nelle scuole, cosa che invece non succede così frequentemente, perlomeno in Italia. Ecco, la musica è un valore aggiunto, perché quello che dobbiamo far curare ai giovani è l'anima, è la propria interiorità, che non si deve disperdere. Con grande maestria lei passa dalle colonne sonore alla musica classica, alla pubblicare una splendida opera sui tarocchi, alla canzone d'autore di Fabrizio De André. Chi tra tutti ha segnato di più la sua vita? Ma sicuramente il lavoro che ho fatto sui tarocchi è un lavoro molto particolare, perché i tarocchi è un viaggio iniziatico, un viaggio che l'uomo fa dentro se stesso per fare che cosa? Per ritrovare se stesso. E a che cosa serve ritrovare se stesso? Ritrovare gli altri. E a che cosa serve ritrovare gli altri? Trovare una fratellanza comune con tutti gli uomini di tutto il mondo, di tutte le parti, di tutte le razze e di tutte le religioni. Si sente di ringraziare qualcuno in particolare oggi qui a Stoccarda, in Germania? Ah, ma certo. Innanzitutto il mio amico maestro Francesco Maggio, che ci ha così cortesemente invitato, noi siamo molto contenti, ma ringrazio gli italiani, che sicuramente spero di portare, ecco, un messaggio musicale che li riporti un pochino a valutare la loro provenienza e a calcolare positivamente la nuova loro situazione, spero. La ringrazio, maestro, grazie per averci deliziato di questa cultura qui all'estero. Ancora grazie, maestro. Da Stoccarda, Angela Saieva, tutto a voi studio.